La Provaine di Düsseldorf edizione 2019 ha festeggiato i suoi 25 anni di vita e di successo, consolidando la sua posizione di fiera leader nel mondo del settore enologico e dei distillati. In soli 25 anni dalla nascita, in pochi avrebbero potuto immaginare quanto la fiera si sarebbe incredibilmente sviluppata nel tempo. ...61.500 visitatori del settore provenienti dalle attività di vendita al dettaglio e della ristorazione, arrivati in città da ben 142 paesi. I visitatori con autorità decisionale hanno raggiunto un nuovo massimo, oltre l'80% è stato infatti coinvolto nelle decisioni di acquisto e in maggioranza soggetti provenienti da Germania, Italia, Francia e Spagna. Düsseldorf si conferma dunque capitale mondiale per vini e per alcolici, con oltre 6.900 espositori, 64 nazioni diverse, con lo spazio espositivo chiaramente strutturato tra 10 differenti sale basate sui territori e le regioni vitivinicole. Le maggiori nazioni espositrici di Provaine 2019 sono state l'Italia con 1.654 aziende, la Francia 1.576, seguite dalla Germania 978, dall'Austria 335, la Spagna con 661 aziende, il Portogallo 387 e poi 600 provenienti da altri paesi e 400 fornitori di alcolici. Nel corso della sua storia la Provaine ha conosciuto un'evoluzione dinamica. La prima edizione, con il nome di Provaine, ebbe luogo nel 1994 sull'onda di una mini fiera di vini francesi tenutasi l'anno precedente, motivo per cui si decise di riprendere il nome francese includendo però anche espositori provenienti da altri paesi. Il risultato fu di un evento che coinvolse ben 321 produttori di vini, spumanti e distillati che esposero i propri prodotti il 23 e 24 febbraio di quell'anno in un unico padiglione fieristico proprio a Düsseldorf. Un successo che però non si limita alla città di Düsseldorf. Nel 2013 infatti è stata lanciata la prima edizione della Provaine China a Shanghai. Da allora a oggi la Provaine China conta oltre 4.000 espositori da 40 paesi e circa 70.000 visitatori e la tendenza dobbiamo dire che è in forte aumento. Per la Provaine 2019 e il suo grande successo, i 25 anni di storia, le nostre telecamere erano presenti.